Pietro, qua la testimonianza dei nostri amici sloveni, con la testimonianza di Buoni, Paipi e di Casile, ma anche di Gianni, un giovane rappresentante dei sloveni, e di Anna, che ha portato l'esperienza dei giovani d'Italia dei Valori, assieme a Federica Sabati, che è stata evocata come segretario generale di ieri, che è andata via, la signora che ho salutato perché è segretario generale del DRDR, ma è un bambino a casa che l'aspetta, quindi diciamo, proprio come diciamo, da conciliare da anno, non ha neanche un anno questo bambino, quindi ha delle esigenze particolarmente forti. Una scuola, intanto se uno associa l'idea di politica all'idea di scuola, è evidente che non vuole occuparsi della conciliazione. Perché se tu organizzi una scuola e la organizzi con riferimento alla formazione politica, non ti stai occupando delle conciliazioni, ti stai occupando delle prossime generazioni. E a me hanno insegnato che se tu pensi alle prossime generazioni, riesci anche a vincere le prossime elezioni. Se invece pensi soltanto, alle prossime elezioni, perdi le prossime elezioni, in attesa di perdere le altre prossime elezioni. Allora, questo tema che evoca l'idea di futuro è certamente un tema che è strettamente connesso con il lavoro. Ci piaccia o non ci piaccia, ma ormai così dicono tutti, c'è un rapporto molto stretto tra futuro e Europa, tra Europa e futuro. Oggi nel nostro vivere quotidiano l'Europa è sinonimo di futuro. E il futuro sembra che sia diventato sinonimo di Europa. Lo dico perché, diceva Gianni Vattimo nel suo intervento, si avverte che l'Europa e l'idea di futuro è molto più forte nella cultura, nell'economia, financo nella politica, ma molto meno nelle istituzioni che dovrebbero garantire l'Europa. Cioè noi abbiamo oggi un'Europa che è più forte nella società civile, semplificando, di quanto non siano le istituzioni europee. E abbiamo le istituzioni europee che sono fortissimamente impegnate per costruire il futuro, ma la società civile non le conosce. È come se due mondi separati lavorassero con lo stesso mondo, ma non si contrastano mai. Questa scuola ha la funzione intanto di creare questo collegamento tra Europa e futuro, tra Europa e società civile. Un secondo passaggio è il renderci conto che pensare al futuro non è la cosa giusta, non è una cosa buona, non è una cosa buona, è una cosa conveniente. E l'Europa non è la cosa giusta, non è una cosa buona, è conveniente. O noi ci rendiamo conto che l'Europa è il futuro, pensare all'Europa e pensare al futuro è conveniente, diversamente prima o poi commetteremo l'errore di ignorare l'Europa e di pensare soltanto a per sé. Da questo punto di vista, poi cercherò di spiegare, cosa voglio dire, non esiste nel panorama politico italiano un partito che sia più europeo di tale Europa. Non c'è, non c'è. Cercherò di spiegarlo puntualmente perché dico questo. Non c'è un partito più europeo di tale Europa e non c'è un partito più che non sia un partito che sia più attuale in termini europei, non soltanto più europei, ma più attuale in termini europei, l'Italia dei Valori. Intanto, venendo qui si vede questo scarto enorme che esiste tra la quotidianità del progetto. Anche questi locali, dopo 5 anni della mia esperienza politica, iniziando con 94, quando la sede era lì della UA, era un locale d'affitto, il Parlamento europeo, e poi mi sono trasferito in questo posto. Credo che il Parlamento europeo sia, pensate, la istituzione al mondo che spende di più per la tua sede. E in alcuni casi, diciamo che qua c'è un po' non c'è, altro che Pentagono. Altro che Casa Bianca, voglio dire, questo investimento.
ascensori, scale, spazi grandi, vuoti ma anche pieni, e pieni anche se vuoti. Il carciofo e la pace che incontri nei corridoi del Parlamento europeo, normalmente, nel senso che passi dalla cassetta di carciofo a un incontro per la pace in Medio Oriente. In tutto questo c'è anche il saluto personale rivolto da qualche nostro illustre rappresentante, Altino Spinelli, che non ho ancora salutato Piero Calandrei, ma lo saluterà quanto prima, lo saluterà anche Luigi Einaudi, sono là, mi raccomando, un saluto personale, non fatevi mancare il mio conforto. Ma è anche una realtà dove il bilancio europeo condizionerà la vita non dell'Europa, che in realtà sta, ma il bilancio europeo condizionerà la vita degli europei in carne ed ossa per i prossimi anni. Non è un caso che a Palermo ci occuperemo esattamente del bilancio europeo, il tema del convegno di novembre a Palermo, il tema del convegno europeo di ieri sarà esattamente questo. Il fatto che non si identifica con uno Stato e la forza della Chiesa è che non si identifica con un partito o con una parte politica. Fatemelo dire da credente, arrivateci le febbre. Perché se c'è le febbre c'è la teologia di liberazione. Se c'è la teologia di liberazione c'è Tamanzi piuttosto che Tenino Bello, piuttosto che non si vuole drogare. Se invece la Chiesa si identifica con il partito, io voglio poter criticare gli affari sporchi del Vaticano e restare cattolico. Io voglio poter dire al vescovo e al cardinale che il vescovo e il cardinale rappresenta la Chiesa, ma quando rappresenta lo Stato, si assoggetti come si indona alle regole penali. E questo è il tema. Capite che la laicità serve a chi crede? Perché il clericalismo è una perversione, è una perversione della fede, perché la perversione di un'identità. Rendete a Dio perché di Dio è a Cesare quel che è di Cesare. Rendere a Cesare quello che è di Dio è insopportabile laicismo, ma rendere a Dio quel che è di Cesare è insopportabile clericalismo. E quando incontro un mio amico Appio che mi dice che vergogna, questa è una posizione clericale, e tu che c'è? Scusa. Sono io che mi devo lamentare. È come se un siciliano si lamenta, un cristiano si lamenta dal fondamentalismo islamico. Deve essere il musulmano a lamentarsi dal fondamentalismo islamico. Altrimenti è come se un tedesco che si lamenta perché c'è la mafia siciliana. È il siciliano che deve per primo incazzarsi con i siciliani che pervertono la sua identità. Adesso sono l'identità più larga, diciamo, ma non so, ne ripartiamo un altro. Che cosa voglio dire? Cioè, io credo che queste cose, che sembrano cose normali, sono tutte in sintonia con la realtà europea, con la quale dobbiamo confrontarci sapendo che l'Europa o è una visione, o non è. Guardate, tutto questo armamentario, per poi arrivare alla conclusione che l'Europa è la somma dei singoli stati, senza qualcosa in più rispetto ai singoli stati, e soprattutto che gli unici profeti in Europa siano i banchieri, hanno fatto il passato. Perché se ci pensate, la più grande profezia l'hanno fatta i banchieri. E io, grande rispetto per le banche, grande quando parlo di interessi, troppo salati, per i prestiti, ma questo diciamo un dettaglio. Non è mai normale che il mondo bancario ha fatto una rivoluzione, cioè è riuscito a far morire dall'oggi al domani il marco, il franco, la lira, la peseta. Noi non riusciamo a cambiare il terzo comma dell'articolo 4 di una legge che riguarda i diritti dei minori, piuttosto che riguarda la libertà delle coppie di fatto, sorgente. Da questo punto di vista io credo che sia quello che sta accadendo,
ci costringa a impegnarci in Europa tenendo presente quello che è accaduto. Guardate, noi abbiamo vissuto nella primavera 2011, che è appena passata, esattamente il 15 e 16 maggio, il 29 e 30 di maggio e il 12 e 13 giugno, abbiamo vissuto un'occasione irripetibile, per poter ricominciare il cammino interrotto dal 93. Cioè, noi siamo in presenza di un segnale straordinariamente importante che dice a noi in Italia: forse finalmente muore la prima Repubblica. Perché è chiaro che la prima Repubblica non è morta, eh? Abbiamo assistito alla brutta conclusione della prima, non la seconda Repubblica. Abbiamo assistito alla brutta conclusione della prima Repubblica e oggi questo movimento, che è un movimento che riguarda l'Unitario su Spagna, che riguarda anche la realtà del mondo arabo e che ha riguardato l'Italia, è una straordinaria importanza. Che cosa ci lascia come atto di messa in mora questa primavera del 2012? Ci invita sostanzialmente a cambiare le categorie che fino adesso abbiamo utilizzato, perché non è Italia dei valori che ha fatto la svolta, è la realtà che si è svoltata. È la realtà che si è svoltata. Noi siamo passati da un tempo in cui c'era il dominio incontrastato e incontrastabile in Italia di Berlusconi, a un tempo in cui Berlusconi è talmente alla frutta che si alza dal suo banco e si va a sedere accanto ad Antonio Di Pietro.